Riccardo Villari non si dimetterà e così la presidenza di Vigilanza Rai diventa il caso. Dopo mesi di estenuanti trattative e dopo che l'Italia dei Valori aveva messo il veto sul nome di Orlando, PDL e Lega decidono di votare il nome di un candidato dell'opposizione. Il PD poi assicura che Villari si dimetterà, l'Italia dei Valori lascia la commissione di Vigilanza Rai, ma il senatore non intende dimettersi. Così il PD decide la sua espulsione e Gianni Letta chiede al Premier di fare un appello alle dimissioni di Villari per onorare l'intesa bipartisan sul nome dello storico direttore della Rai, Sergio Zavoli. Villari è uno strumento di quella maggioranza che per mesi ha messo veti sulla candidatura di Italia dei Valori per una ragione sola. Le famiglie italiane non ce la fanno più, il governo non ha la ricetta, cerca almeno, come sa sempre fare Berlusconi, di mettere le mani sulla totalità dell'informazione pubblica di questo paese. Nella maggioranza del resto i pareri sono contrastanti. Per il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, non si può chiedere ai gruppi che hanno votato Villari di chiedere le sue dimissioni. La moral suasion dei presidenti delle Camere e del presidente Berlusconi adesso riguarda la coscienza del senatore Villari, quindi le sue determinazioni le dovremmo attendere ad ascoltare con attenzione e nello stesso tempo comprendere come fare a garantire la funzionalità della Vigilanza Rai. Quest'anno per Natale le famiglie con redditi fino a 20.000 euro potrebbero ricevere dai 150 agli 800 euro di bonus, divisi per nuclei familiari in rapporto al reddito, quindi saranno escluse le convivenze. È questa la bozza del decreto anticrisi a cui sta lavorando il governo e che verrà presentata mercoledì prossimo al Consiglio dei Ministri. Previsti anche tagli del 10% su luce e gas per fasce più disagiate, il blocco delle tariffe autostradali e ferroviarie e un aiuto per i mutui prima casa. Il costo totale della manovra, che vede agevolazioni anche per le imprese, sarà intorno ai 4 miliardi. La priorità per l'UDC è un sostegno serio alle famiglie. Ci aspettiamo che il governo faccia qualcosa di concreto, accolga la nostra proposta. 100 euro in più al mese per ogni figlio, è una proposta sostenibile, basta con gli spot, occorrono fatti. A fare il punto sulla situazione economica italiana è anche il Fondo Monetario Internazionale, che non si dichiara fiducioso e avvisa che la ripresa sarà lenta e debole e prevede un ulteriore calo della produttività e della domanda nel 2009. Si è svolto all'Auditorium della Conciliazione di Roma il Consiglio Nazionale di Forza Italia, riunitosi per decretare la fine del partito in previsione del marzo 2009, quando confluirà definitivamente nel Popolo delle Libertà. Ha preso parte ai lavori anche il presidente del Consiglio, nonché fondatore del movimento, Silvio Berlusconi. Ora conta la nostra unità, non è vero che Forza Italia finisce qui. Adesso dobbiamo costruire insieme ai nostri alleati, lavorando gomito a gomito, il Partito delle Libertà. Lo ha affermato Denis Verdini, coordinatore nazionale di Forza Italia. E oggi non siamo qui a commemorare la fine di Forza Italia. Forza Italia non finisce. Forza Italia è chiamata a inverarsi, a realizzare ancora di più se stessa dentro una tappa nuova della politica italiana. L'idea grande di Silvio Berlusconi, quello che lo continua a farlo grande e differente rispetto a tutti gli altri anche oggi, è l'idea di una politica che è capace costantemente di rinnovarsi e di rinnovare il proprio rapporto con la gente, con il popolo. Ricostruire la giustizia dalle norme del privilegio al diritto delle uguaglianze è il convegno organizzato dal Partito Democratico presso il Residence Ripetta, alla presenza di Walter Veltroni, dei capogruppo di Camera e Senato Anno Finocchiaro e Antonello Soro e di Lanfranco Tenaglia, ministro ombra della giustizia.